Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere una piccola tecnica per creare degli embossing sulla gomma Eva. Per chi non lo sapesse, l'embossing è una traccia che si incide su carta, cartoncino e può essere a rilievo verso l'esterno o verso l'interno. Questo tipo di effetto. C'è un modo molto semplice che è quello di acquistare proprio delle card da embossing che poi si passano sotto la Big Shot o comunque qualunque tipo di macchinario per tagliare le fustelle. E queste vanno a schiacciare la gomma Eva e ad imprimere il disegno che contengono. Però non è che tutti abbiamo la Big Shot, non è che tutti abbiamo questo tipo di macchine e non è che tutti possiamo andare per ogni piccolo vezzo andare a comprarci degli embossing. Io ho quelli principali che sono tipo i pallini, i puntini, come in questo caso la parete a mattoncini, l'effetto legno, dei ghirigori, ho anche tipo del damascato, sono tutta una serie di cosine che mi servono per lavoro che uso di più, ma non è che ogni embossing che vedo vado a ricrearlo, così come non è che vado a comprarmi ogni singola fustella che mi serve, perché sennò non ne vale veramente la spesa rispetto al lavoro che uno deve fare. Magari una fustella che devo usare una sola volta nella vita e me la vado a comprare, no, forse è anche sbagliato, però non me la vado a comprare semplicemente. Mi stampo la fustella che mi serve, mi stampo la fustella, la ripasso la ritaglio, la ripasso sulla gomma Eva e con il bisturi me la vado a tagliare. Ho già detto, se avete visto qualche altro video, la funzione del bisturi per me è fondamentale perché prendendoci bene la mano, ovviamente, non fa né più né meno quello che fa un plotter da taglio che è fornito di punta e che semplicemente va a ritracciare in automatico tutte le forme che dovete fare. Quando non sono forme molto molto complesse o proprio minuscole o forme veramente impegnative, ragazzi, con il bisturi fate molto prima che addirittura infilare la crepla sotto, la crepa, la carta o quello che volete sotto la Big Shot o comunque sotto, oppure andare a ricreare un file al PC, metterlo dentro la macchina, impostare, cioè mentre faccio tutti questi passaggi col bisturi io 3 secondi e ho tagliato. Basta prenderci soltanto un pochino la mano. Ma oggi non parliamo di fustelle, non parliamo di taglio, parliamo di embossing. Vi dicevo, l'embossing è praticamente una traccia scavata all'interno della crepla, che in questo caso parliamo di crepla. E che cosa faccio? Se non ho a disposizione le mie card, semplicemente con un attrezzino di questi classici che si usano per modellare la pasta di zucchero, ok? Basta che abbia un minimo di punta o comunque che riesca a fare una traccetta dritta, lineare e sottile. Andiamo a ricreare il disegno sulla crepla del motivo di cui abbiamo bisogno, quindi dell'embossing che vorremmo andare a fare. E io qui mi sono già tracciata un pezzetto di parete a mattoncini. Che cosa vado a fare? Con uno di questi attrezzini che si utilizzano per la nail art, siccome ha la punta di ferro e siccome sappiamo che la nostra gomma Eva è sensibile al calore, andiamo a scaldare. Io utilizzo la mia solita piastra per le crepe. Andiamo a scaldare la punta di ferro. Quindi ricordatevi di prendere quelli in ferro perché ci sono anche in altri materiali, ok? La scaldiamo e andiamo a tracciare i nostri segni proprio lì dove avevamo già tracciato il segno, quello originale. Perché la scaldiamo?
non facendolo, la crepola tende, la gomma Eva tende a ritornare alla sua forma originale. Ok, quindi noi dobbiamo dargli un tratto bello netto e quindi facendo così siamo sicuri che il tratto resta perfettamente lì dove lo abbiamo fissato. E faccio la stessa cosa anche per gli altri. Ovviamente non è che se dovete per caso ricoprire 12 metri quadri di gomma Eva con questa tecnica, forse non è l'ideale, ma non potreste farlo neanche con la Big Shot, ok? Perché sono comunque delle piastre, quelle che si comprano sono piastre molto piccoline. E comunque vedete che non è neanche un'operazione molto spigolosa, cioè semplicemente ci va un po', nel senso scalda e passa. Se avete a disposizione un fornello a gas piccolino da tavolo, ancora meglio, perché se passate la punta sulla fiamma, quella si infuoca all'istante e quindi il lavoro diventa anche un po' più rapido, però diciamo che con le piastre elettriche forse è un pochino meglio. È meglio passare più volte piuttosto che fare un'unica passata, perché ovviamente rischiamo di strappare la gomma Eva o comunque di creare dei piccoli inestetismi che possiamo evitare. Passiamoci una o due volte sopra, non premiamo troppo. E vi assicuro che il risultato è perfetto, forse anche meglio di quando ci passate le piastre, perché quelle vengono passate a freddo. Ok, questo invece viene fissato con il calore. Lo sapete che quando poi si raffredda la gomma Eva non è più come morbida come l'originale, è come se si fissasse un po'. E noi in questo caso andiamo proprio a fissare tutto il lavoro. Spero che si veda. Ma in teoria con le ombre si dovrebbe vedere. E adesso passiamo a definire i nostri mattoncini. Fatemi sapere qui sotto tramite i commenti se voi utilizzate qualche altra tecnica. Ok, come sempre, mi raccomando, io adoro condividere trucchetti creativi, con mano molto leggera andiamo a fare le nostre tracce. Mi raccomando, non vi scottate. Se avete un po' più di tempo rispetto a me, ovviamente potete anche fare il tipico effetto del mattoncino smussato, ok? Allora vi potete sbizzarrire a disegnare quello che volete. E quella è la genialità e la praticità di questo metodo, perché non siete vincolati a un disegno base originale che potete avere invece con la piastra di embossing, quella originale. Qui date spazio veramente alla vostra arte, perché soprattutto se sapete disegnare magari un pochino a mano libera, qua potete fare quello che volete, ragazzi. Thank you.
E questo è il risultato con questa tecnica. Ve lo faccio vedere da vicino. Eccolo qua. A me sembra molto molto realistico. Vi faccio vedere l'effetto con la card dell'embossing, che è questo. Fronte e retro. Che non è male, ma mi schiaccia tantissimo la gomma Eva, e poi comunque non mi dà questo effetto un po' molto a rilievo che si crea con il passaggio a mano della punta calda. E adesso vi faccio vedere l'ultimo attrezzo, che è quello per tagliare, modellare il polistirolo. Vi faccio vedere effetto fa, e ve lo faccio vedere proprio vicino all'altro, di modo che potete capire di cosa parlo. Allora, lo impugno proprio come se fosse una penna e vado a tracciarmi le linee. Come vedete, la linea è continua. Con questo si riduce di molto, ma proprio di molto, il tempo di lavorazione. Intanto mi traccio i primi segni. Anche qui ci vado leggerissimo, ma proprio leggerissima. Facciamo un'altra fila. Non so se state vedendo. Man mano che si scalda, diventa più rovente e quindi tende a tagliare, quindi mi va a rovinare. Io adesso sto facendo proprio leggero, 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 però già va proprio a tagliare la gomma Eva. Si vedono proprio i segni di strappo. Con questa, mentre con l'altra più passaggi erano l'ideale, con questa più passaggi scordatevelo. Una cosa però quale potrebbe essere buona questo tipo di pennino è quando volete fare l'effetto trapuntato, perché semplicemente date in un colpo solo con un righello la linea. Aspettate che prendo un righello. Ok. Dovete fare le linee del trapuntato, vi mettete con un righello di ferro ovviamente e fate le linee, quindi ne fate una, fate la seconda. Facciamo la terza. Ecco, per segni dritti è perfetta. Per tutto il resto, anche no. Per l'embossing, no, non la vedo per niente né comoda né pratica. Come potete vedere, se dovete fare un effetto trapunta e dare semplicemente un piccolo colpo
per dare il segno alla gomma Eva, con questo è perfetto. Quindi non dovete andare magari a prendere l'archetto, le cose, vi mettete col vostro righello, zazzazzazza, e fate tutto. E nonostante tutto ci sia andata piano, comunque qui ha strappato un pochino. Comunque vi faccio vedere adesso da vicino l'effetto dei mattoncini. Eccolo qua. Vedete cosa intendo per segni di strappo? Vedete, cosa che qui non c'è assolutamente. Vedete? Perché raggiunge delle temperature troppo alte e quindi al secondo passaggio va a bruciare letteralmente la gomma Eva. Invece i segni dritti, in un unico passaggio, lascia dei segni puliti. Tutto molto molto semplice. Spero anche stavolta di avervi dato qualche dritta che non conoscevate. Con questa stessa tecnica vi faccio vedere l'effetto legno, però non parlo, ve lo manderò in accelerata, ok? Quindi vi saluto già adesso, vi mando un bacio, un abbraccio come sempre e alla prossima. Ciao! Wish all the hashtags, likes and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost? And yeah, I know. This is different. I deserve to find some self-comfort. So find a way to. Get lost. So find a way to.